Buon pomeriggio e benvenuti al nuovo appuntamento con l'Elesia Magistralis del Museo del Novecento. Questa è l'ultima della seconda stagione, l'ottava, ma potrete vederle e ascoltarle ancora su YouTube tutte le volte che vorrete. Abbiamo dedicato, come sapete, ad alcuni tra artisti più interessanti della nostra collezione dei racconti. Eh, monografici curati da storici dell'arte e critici per estendere la narrazione eh, dell'arte del Novecento oltre le mura fisiche del nostro museo. Ora finalmente eh, sappiamo che possiamo riaccogliere i visitatori eh, nelle nostre sale e siamo molto felici di poter mostrare le nuove. Eh, i nuovi percorsi finalmente eh, conclusi eh, alla, ai, ai nostri visitatori. Eh, noi fino al 2017 abbiamo eh, lavorato con il nostro comitato scientifico al ripensamento dell'intero percorso espositivo del museo e abbiamo presentato nel 2019 il nuovo allestimento, il nuovo percorso eh, dedicato agli anni 60 fino agli anni 80 e nel 2021, eh, poco, mese, poco tempo fa, abbiamo eh, aperto i percorsi dal, dagli anni 20 agli anni 50 con una lettura eh, nuova delle opere, con un dialogo nuovo tra le opere. È una narrazione inedita quindi del, del percorso espositivo. Il progetto comunque nella sua interezza si concluderà in settembre, nel settembre prossimo, con il rialestamento della nuova sala del futurismo e questo appunto concluderà tutta la revisione dei percorsi espositivi del museo. Oggi Giorgio Zanchetti ci introduce nel mondo affascinante, quasi magico, di Arnaldo Pomodoro, un artista che è entrato recentemente nella nostra collezione permanente, grazie a un comodato a lungo termine concesso dal maestro e dalla fondazione a lui dedicata. Nelle sale, quindi, dei nuovi percorsi. E incontriamo la, la colonna del viaggiatore del 1959, un esempio precoce, ancora bidimensionale dell'artista, e un'emblematica sfera numero 5 del 1965, una delle prime sculture che hanno in seguito trovato spazio in tantissimi musei del mondo e in tante piazze. Eh, sia in Europa che negli Stati Uniti, appunto in tutto il mondo. Lascio ora la parola al professor Giorgio Zanchetti, ordinario di storia dell'arte contemporanea e di storia e critica delle ricerche artistiche e visuali all'Università degli Studi di Milano. Grazie, a te la parola, Giorgio. Grazie mille, eh, ringrazio la direttrice e il museo per questo invito e mh, associo nei ringraziamenti, appunto, oltre che per aver concesso le opere eh, incomodato, anche per avermi eh, fornito eh, il materiale iconografico e eh, di documentazione per la lettura di oggi, eh, la Fondazione Arnaldo Pomodoro e, e gli archivi. Le due eh, opere eh, che sono collocate in apertura della parte eh, dedicata al percorso degli anni, degli anni 60 eh, del Museo del Novecento sono, eh, come vedete ecco in questo primo mh, cartello, eh, la colonna del viaggiatore eh, prima, prima, primo stato, prima versione, un'opera iniziale, foriera di molte altre realizzazioni successive, che è un'opera precoce di Arnaldo Pomodoro del 59 e appunto una delle sue celebri sfere che l'hanno reso famoso nei musei di, di tutto il mondo, cioè in questo caso la sfera numero 5 eh, del 65. Eh, la, la presenza di queste due opere permette eh, oggi di documentare all'interno di un percorso museale come quello del Museo del Novecento che non è dedicato esclusivamente alla situazione milanese, ma al contesto italiano anche nei suoi dialoghi con l'arte internazionale di un secolo intero, ecco, di documentare come, come merita il lavoro di questo protagonista della scultura internazionale del secondo dopoguerra, uno degli autori più interessanti sul versante di una sperimentazione. Astratta eh, innovativa, eh, successiva eh, in buona parte ormai alla stagione eh, dell'informale, come appunto ecco, il, il decano dei nostri artisti sperimentali eh, italiani eh, Arnaldo Pomodoro, che vi presento quindi qui anche in una bella foto. Recente. E queste sono per poterle meglio vedere anche nella contestualizzazione museale importante che è stata fatta. Eh, con molta intelligenza eh, anche di, di, di scambi, di riflessioni di accostamenti per questo nuovo allestimento del museo le due opere nel, nel loro contesto, si vede eh, mi sembrava particolarmente interessante eh, con questa inquadratura alle spalle eh, della um, colonna del viaggiatore poi ho delle fotografie ecco, più ravvicinate che permettono di coglierne la Tessitura i particolari, eh, però insomma, quella sagoma, quella lesena scura, allungata che si vede in questa ripresa, alle sue spalle c'è ehm, Burri, si intravede la stanza dedicata a Burri e poi c'è eh, un'opera successiva. Anche questo dialogo tra le due opere è a mio modo di vedere esemplare, interessante per capire il lavoro di Pomodoro: cioè si parte da un'opera. Sono entrambe opere tridimensionali, ma da un'opera che sta eh, a parete, che eh, appartiene alla dimensione del rilievo a parete, per passare poi a un'opera a, a tutto tondo come appunto la sfera, che dialoga in questo caso con eh, i segni eh, originari di, di Capogrossi, da un lato, ma anche con la riflessione tra bidimensionalità e tridimensionalità che è caratteristica della sperimentazione di un altro grande scultore come consagra a sinistra. E, le opere eh, si, si, si integrano ecco, perfettamente in un percorso storico di eh, evoluzione del linguaggio scultoreo, ecco, sicuramente più difficile anche, conoscete tutti le opere di grande dimensione, di scala monumentale di, di, di Arnaldo Pomodoro, quindi più difficili da inserire all'interno di un percorso museale, ehm, però eh, costituiscono un tassello importante, direi fondamentale, non soltanto perché ci troviamo a Milano per la ricostruzione. Eh, del linguaggio dell'astrattismo eh, nel secolo passato. Non è un caso, a mio parere, che mh, Pomodoro abbia fatto già eh, qualche anno fa, eh, in un modo interessante, eh, il suo eh, ingresso negli spazi del Museo del Novecento, ad esempio, anche proprio con una centralità giustamente da protagonista in occasione della mostra dedicata al rapporto tra uh, Italia e Stati Uniti, eh, in particolare negli anni 60 del Novecento, cioè la mostra New York-New York. New York Nell'atrio del museo in quell'occasione era stata collegata il uh, memoriale, insomma, la scultura battezzata in memory of JFK. Eh, la fusione in bronzo dell'opera del 63-64 di eh, Arnaldo Pomodoro. Ma ehm, gli spazi, diciamo, eh, immediatamente contigui a quelli del Museo del Novecento, cioè gli spazi di Palazzo Reale, in questo caso in particolare la, la, la sala delle Cariatidi, erano stati poi. Il 2016 e il 2017 eh, la, il, il luogo di eh, ambientazione, eh, il palcoscenico, quasi mi verrebbe da dire vedendo questa mh, immagine della eh, mostra eh, antologica di eh, Pomodoro. Eh, in occasione, tra l'altro, dei suoi 90 anni, e questa è un'immagine della sala delle Cariati, con alcune appunto delle sue celebri sfere, eh, in particolare, proprio ehm, le opere che oggi sono ehm, in mostra al Museo del Novecento, ehm, o ehm, opere strettamente. Eh, affini o cugine per quanto riguarda eh, la sfera mh, hanno avuto poi eh, una, un circuito e eh, un altro palcoscenico importante in tempi ancora più recenti, immediatamente prima ecco, che eh, il, il lockdown sospendesse tante attività espositive, con la grande personale di eh, pomodoro negli spazi della galleria Tornabuoni di Parigi. In questa immagine vediamo proprio sul fondo eh, la colonna del viaggiatore numero uno, cioè proprio il, il pezzo eh, esposto oggi al Museo del Novecento, così come eh, in questa immagine possiamo vedere nella sala centrale della galleria Tornabuoni. La, la sfera numero 5 che oggi si trova al Museo del Novecento. Eh, nella mh, mh, lettura che faccio di questi due lavori, eh, oggi mi sono ripromesso proprio di partire. Da questi due pezzi, l'ho già detto, no? esemplari per diversi eh, motivi del, anche di un'evoluzione interna nella ricerca di pomodoro, ma mh, attraverso questi cercherò anche di ehm, aprire una visione eh, di, di contesto, vedremo solo uh, opere di, di Arnaldo in questa mia presentazione di oggi, ma um, cercheremo di capire come e perché il suo lavoro si è inserito in una uh, temperie culturale um, estremamente propositiva uh, dal punto di vista della sperimentazione artistica già dagli anni eh, 50. Il, Primi anni in cui lui ha vissuto e operato eh, a Milano eh, e poi eh, soprattutto eh, negli, anni, negli anni 60. Cominciamo quindi con un, un primo capitolo, una prima parte eh, dedicata in particolare, proprio ecco, alla colonna del viaggiatore, eh, nel suo primo eh, esemplare eh, del, del 59. Ecco, questa è eh, l'opera collocata mh, oggi al Museo del Novecento, come vedete è un grande eh, rilievo, eh, estremamente leggero nella sua costruzione. Eh, per, per piccoli intagli, come vedremo subito, in metallo, in piombo eh, in particolare, contenuto all'interno di una cassetta, un'incorniciatura eh, in, in legno. È eh, proprio eh, l'opera che eh, apre eh, questo tipo di sperimentazione in, in una dimensione più grande all'interno del lavoro di Arnaldo Pomodoro che lo porta. Progressivamente a eh, costruire, a qualificare in maniera sempre più precisa eh, il suo lavoro eh, originale eh, all'indomani di una lunga stagione in cui aveva fatto mh, tante altre cose eh, interessanti, altrettanto propositive. Eh, dapprima, eh, però, ecco in, in collaborazione con col fratello Joe, ehm, anche nell'ambito della. Gioielleria della realizzazione di straordinari piccoli ehm, rilievi in metalli preziosi. Eh, ma eh, quest'opera è in qualche modo un'opera di passaggio, perché è anche un'opera che, come vedremo immediatamente, lo porta nel giro teatro di pochi anni. A ehm, diventare uno degli artisti più riconosciuti anche a livello eh, internazionale per la realizzazione di grandi rilievi, inizialmente, poi subito a seguire di grandi sculture tridimensionali astratte, anche di scala architettonica, anche di scala eh, monumentale. Mentre invece questa prima prova, la Colonna del Viaggiatore, prima è ancora una scala. Diciamo da, da uh, domestica quasi, ecco, da sala uh, museale o uh, domestica. Il piombo sicuramente è una scelta che proviene uh, dal mestiere metallurgico già uh, messo. Un cantiere messo in atto nei dieci anni precedenti da eh, Arnaldo eh, che, lavorando, appunto, come dicevo, con eh, metalli preziosi eh, o, o comunque eh, metalli mh, agevolmente plasmabili. Ehm, aveva messo a punto una tecnica di eh, realizzazione anche di, di fusione in, in prima persona per i metalli che lo consentivano, cosa che poi chiaramente per le eh, grandi strutture in bronzo mh, supererà ecco, rivolgendosi eh, a, a delle mh, fonderie eh, professionali di, di vasta scala. Con le quali però lui collabora direttamente, nelle quali lui va a lavorare, no? come gli scultori che lavorano con la fusione molto spesso fanno. In questa ehm, colonna del viaggiatore, che ehm, dal punto di vista ecco, semplicemente descrittivo, forse più che una colonna. In termini architettonici, no? è una lesena, o forse ecco, appunto, ehm, è, è, un, è un rilievo in piano stretto e allungato, martoriato da queste eh, escrescenze, da queste eh, punte che eh, danno l'impressione, questa è una delle caratteristiche del lavoro di Pomodoro, di un meccanismo eh, che sia stato svelato, cioè di una sorta di complessissima struttura meccanica eh, futuribile, se non addirittura extraterrestre, no? che sia stata eh, spalancata, svelata per mostrarci le sue viscere, i suoi meccanismi interni. Ecco, questa struttura ehm, è realizzata proprio grazie alla ehm, particolarità che ha eh, il, il piombo di ehm, affidarsi con una certa facilità no, d'utilità eh, alla, eh, alla superficie così franta, così eh, mossa. Dei calchi destinati eh, a riceverlo. Quella della dialettica tra positivo e negativo, tra ehm, forma e negativo, e poi eh, opera scultorea colata all'interno della forma, sia a un primo livello no, con la colatura di un modello. Inizialmente in gesso, poi eh, col passare degli anni, dei decenni, realizzato magari in resina o in altre sostanze, e poi infine attraverso un altro passaggio di calco negativo-positivo alla fusione in metallo, è proprio una delle. Ehm, dei punti di riflessione, ecco io credo di poter dire ormai, eh, che sono stati al centro del lavoro di Arnaldo Pomodoro, muovendo da un'urgenza ehm, di tipo eh, tecnico, eh, proprio di, di, di formazione eh, pragmatica, pratica dell'opera d'arte, eh, pomodoro, eh, partendo anche da una piccola scala e poi eh, trovandosi ad affrontare con gli strumenti eh, dell'orafo inizialmente le grandi strutture scultoree, che poi invece da, da scultore eh, affronta, eh, ecco, si trova a, a riflettere su questo tema, eh, inizialmente per la colatura dei metalli eh, preziosi. Pomodoro eh, realizza ehm, dei calchi eh, in negativo all'interno dei quali eh, colare eh, queste eh, materie con un procedimento che ha delle suggestioni ecco, primigenie sicuramente o eh, addirittura mh, alchemiche per le complicazioni che lui volontariamente si pone nella realizzazione di queste, eh, di queste strutture eh, inizialmente eh, addirittura eh, Arnaldo riprende e mette eh, appunto per delle finalità di libera espressione artistica eh, la tecnica eh, utilizzata mh, in, in uh, oreficeria della scultura cioè dello scavo in negativo all'interno di un, un ospite di seppia all'interno del quale puoi colare i metalli. Ehm, in questo senso, eh, i suoi primi rilievi sono eh, di volta in volta composti sulla superficie di fondo quando eh, utilizza. Ehm, non so, dei fili di metallo prezioso o degli altri piccoli elementi fusi e precostituiti, poi montati insieme in un insieme organico. Oppure, come accade anche nel caso dell'opera che stiamo vedendo, eh, la prima, ehm, il primo atto il primo atto eh, formativo dell'artista è un atto eh, di, di, di scavo, di incisione, può sembrare eh, paradossale se ci pensiamo, ma eh, non lo è. Eh, lavorando sulla materia plastica, la creta o la plastilina, ecco, eh, Arnaldo eh, lavora queste eh, materie duttili che eh, di solito eh, vengono appunto eh, plasmate, no? si parla di una scultura per, per mettere, no? aggiungendo piccoli boli di eh, materia plastica si eh, sviluppa la forma. Ecco invece mh, Arnaldo Pomodoro fin dall'inizio eh, affronta questo materiale plastico per levare, cioè eh, scolpisce, incide ecco, con una Punta tagliente spesse volte mh, alcune parti di, di questo materiale, da queste eh, parti eh, ricava alcuni degli eh, elementi per l'appunto che abbiamo visto prima. Qua vediamo le mani proprio di Arnaldo Pomodoro al lavoro ehm, nel 62 eh, 63 in una fotografia di ehm, Antonio eh, Barrio eh, sono eh, queste eh, incisioni che lui pratica, no? Questi vuoti che lui realizza a diventare queste eh, lame taglienti, queste, Ehm, ingranaggi eh, inutili non, non finalizzati allo svolgimento di un lavoro meccanico che costituiscono eh, la texture di queste sue. Ehm, opere degli anni 50-60, realizzando poi un calco in negativo no, di queste eh, in, anzi un calco in positivo bisognerebbe dire di queste eh, incisioni praticate nella materia duttile, nella materia morbida, ehm, realizza una prima impronta eh, positiva dell'opera che poi eh, a sua volta viene Ricalcata per creare un calco per la fusione del, del metallo. Eh, è indubbio che eh, in questo momento le operazioni eh, degli anni 50 eh, di, sviluppate da Arnaldo eh, a fianco di Gio eh, Pomodoro stanno prendendo una strada innovativa e eh, diversa, ma già a quelle prime eh, innovazioni si era interessato ad esempio Lucio Fontana per citare uno dei grandi insomma, artisti che patrocinano in qualche modo il percorso espositivo del Museo del Novecento sia per la sua importanza sulla scena milanese dagli anni 30 e poi negli anni 50 e 60, ehm, che è stato anche eh, uno dei primi eh, artisti, cioè ehm, all'interno del mondo dell'arte sperimentale, ad accorgersi dell'importanza del lavoro che i fratelli Pomodoro stavano facendo. In questa in fotografia del, dell'agosto del 56 vediamo infatti. Da sinistra uh, Mimmo Rotella con Lucio Fontana, eh, un'amica uh, americana che non sono riuscito ad identificare, e appunto Arnaldo e Gio Pomodoro, che Arnaldo che sorride felice mentre Fontana sorride sotto i baffi, ehm, è l'inaugurazione proprio della mostra dei due fratelli Pomodoro alla Galleria del Cavallino di Venezia. Quindi, come dire... Uno dei luoghi eh, topici, ecco. Insomma, siamo al cuore delle nuove esperienze che erano in quegli anni quelle per l'appunto dello, dello spazialismo o del eh, nuclearismo eh, milanese. Non è un caso infatti se ehm, Arnaldo Pomodoro figura come compagno di strada, no? così come eh, capita... A molti altri artisti, anche di tendenze diverse da quella in senso stretto, praticata in quel momento da ehm, Enrico Castellani e Piero Manzoni. Eh, ecco, anche Arnaldo figura come compagno di strada sul primo numero eh, di Azimut, uscito negli ultimi mesi del 59, con quel eh, rilievo che vediamo eh, in basso che ehm, accompagna proprio in questo caso un estratto da un poemetto Europa cavalca un toro nero di eh, Leo Paolazzi, cioè eh, Antonio Porta, altro compagno eh, di strada sia di eh, Manzoni, addirittura fin dagli anni del liceo, ma mh, anche eh, di, di come dire, un frequentatore dello stesso eh, circuito, sono i, i giovani. Che eh, propongono di seguire in modo originale diverso la strada già tracciata per certi versi dalle avanguardie storiche nella prima metà del Novecento e poi rilanciata grazie a Fontana dal gruppo eh, spazialista eh, a Milano. Eh, è curioso però cercando appunto di eh, contestualizzare questo tipo di eh, operazioni. Di, di, di Arnaldo Pomodoro ecco scusate ricordo non l'ho fatto prima benché l'opera di cui stiamo parlando cioè la colonna del viaggiatore del 59 non compaia su Azimuth compare un'altra opera, eh, però eh, l'opera è proprio dello stesso anno dell'uscita del primo numero di, eh, di Azimuth. Eh, un anno dopo, eh, nel giugno del 60, anzi quindi meno di un anno dopo, però eh, Arnaldo compare anche su un tipo di stampa eh, completamente diverso. Mi piace ricordare anche questo perché mh, era stata. Questo tipo di letteratura artistica eh, inaspettata, letteratura artistica non professionale, cioè ehm, la, le pubblicazioni sui, eh, sui rotocalchi, sui giornali di ampia diffusione. Eh, è stata eh, il tema eh, qualche anno fa di un'altra mostra molto bella che abbiamo visto al Museo del Novecento, cioè eh, Boom, che raccontava ecco, l'arte degli anni Sessanta attraverso ehm, l'occhio dei, dei media con una formula ecco, di. di, di Sguardo attraverso gli occhiali del tempo, che mi sembra molto interessante. In questo mh, articolo eh, molto bello, uscito sull'Europeo, tra l'altro per una firma ecco, prestigiosa sia dal punto di vista giornalistico che letterario, cioè è un articolo di Grazia Livi, Arrabbiati in Fonderia, eh, uno dei personaggi sono numerosi. Che eh, vengono fotografati eh, all'interno, ecco, non propriamente della fonderia, in questo caso del proprio studio di Milano. Lo vedete qui sulla pagina di destra è proprio eh, Arnaldo Pomodoro che eh, lotta ecco in questa immagine eh, con una lastra di eh, metallo che sta eh, cesellando l'altro scultore che ho messo qua solo perché compare sotto il titolo ma che mh, prosegue anticipa in qualche modo scusate il dialogo offerto oggi dal museo del novecento è proprio eh, pietro consagra ecco sono due artisti nuovi in quel momento che eh, non hanno paura di ehm, Utilizzare un linguaggio radicalmente nuovo, una concezione dell'arte e un linguaggio artistico completamente nuovo, eh, però eh, sporcandosi le mani con dei mezzi tecnici eh, che sono quelli mh, anche della metallurgia o della fonderia eh, tradizionale, con esiti però del tutto inaspettati, no? perché questi scultori. Arrabbiati in fonderia fanno la scultura con, con la sega elettrica invece che con la stecca e um, lo scalpello. Um l'opera di cui stiamo parlando o nel 60-61 le prime versioni eh, seconda ecco derivate da quella circolano anche in alcune mostre eh, importanti in questo caso vediamo eh, in una fotografia del 61 eh, vediamo eh, Arnaldo e Gio Modoro con eh, Luigi Carluccio ehm, all'inaugurazione della mostra ehm, eh, Continuità, ecco è un gruppo, un collettivo di artisti di quali fa parte anche Novelli, di quale fa parte anche Lucio Fontana, che ehm, all'insegna della continuità propongono eh, delle eh, formulazioni espressive estremamente nuove che eh, non si pongono però come un rifiuto no, nei confronti della tradizione del primo novecento, ma per l'appunto come una linea di continuità anche se in questa foto che però era più, più bella, ecco come ritratto, eh, non si vede, in questa mostra di continuità alla Galleria La Bussola di Torino, aprile 61, viene esposta anche una versione, la versione dell'anno successivo, 60-61, della colonna del viaggiatore. Ma forse la versione più eh, celebre, ormai sviluppata... Eh, lo vedete davvero come una colonna, cioè ha preso la forma di una colonna o addirittura di una stele o di un obelisco contemporaneo, forse anche per la, la scala, eh, ecco l'immagine spesso pubblicata in questo modo, no? con la 600 se non sbaglio, in basso, anche per dare la... la la dimensione no, della grande scala monumentale urbana che l'opera ha raggiunto, questa è la versione più celebre della Colonna del Viaggiatore, realizzata nel 62 alla uh, fonderia del Little Cedar di Lovere ehm, e ehm, presentata nell'estate del 62 a Spoleto. Nella uh, grande e celeberrima mostra, uh, sculture uh, nella città. Ecco, L'opera è uh, sicuramente uno dei uh, riferimenti visivi del panorama uh, urbano di Spoleto uh, a partire da quella, da quella occasione. L'immagine che vi ho mostrato poco fa è una delle fotografie di Ugo Mulas del quale avremmo brevemente occasione di parlare oggi perché è stato un grande amico, è stato il fotografo che forse ha lavorato di più sistematicamente sulla scultura di Arnaldo Pomodoro con il quale ha condiviso ecco, una serie di avventure anche di sperimentazione abbastanza importanti e interessanti e eh, mi piace sempre mostrarla in questa doppia immagine che eh, Mulas ha realizzato nell'estate del 62, cioè la colonna del viaggiatore come oggetto che si situa nel tempo all'interno del panorama urbano, cioè che ha una sua veduta diurna, quella che vedevamo prima, e una sua visibilità illuminata in questo caso dal basso, mettendo in luce ecco, il, il traforo, lo scheletro quasi, lo scheletro meccanico di questa grande eh, fusione. E quindi eh, Mulas ne realizza anche questa interessante eh, immagine eh, notturna. Abbiamo anche, eh, grazie, come accennavo prima, alla disponibilità di chi lo gestisce, lo organizza e alla ricchezza e quindi anche alla preveggenza di Arnaldo Pomodoro stesso nel conservare in un modo davvero eh, invidiabile i materiali di documentazione e di lavoro di tutta la sua opera. Abbiamo nell'archivio eh, della Fondazione Pomodoro qui a Milano mh, avuto modo. Di recuperare anche eh, alcune eh, immagini di Arnaldo al lavoro con eh, gli operai eh, metalmeccanici dell'Ital Seeder eh, durante la eh, realizzazione di questa struttura eh, no, realizzata con una tecnica. Di, di fusione dei metalli ferrosi che eh, sicuramente ecco, questi operai questi tecnici padroneggiavano bene piegata però a una dimensione eh, espressiva eh, completamente diversa e probabilmente eh, inusitata per chi l'ha dovuta eh, realizzare eh, colgo tra l'altro l'occasione di ricordare che se non sbaglio eh, proprio oggi sul sito Internet della mh, fondazione Pomodoro è, stato, è stata aperta una sezione dedicata proprio ai materiali d'archivio che sarà mh, implementata di materiali documentari visivi estremamente interessanti eh, nei prossimi mesi. Era molto bella, secondo me, anche questa fotografia dove ecco, Arnaldo stesso ci dà una scala, una dimensione ecco, della, ehm, della colonna, pensata adesso da questa foto, lo vediamo, lo capiamo forse meglio, per avere una dimensione eh, umana no? nel suo sviluppo materiale, benché poi diventi una struttura altissima, grandissima, ecco, non penso che questo sia un abbraccio diciamo di, di affetto per quanto l'artista possa eh, essere affezionato alla propria opera, è un abbraccio che mostra un certo tipo di ehm, radice eh, vitruviana quasi mi verrebbe da dire di questa grande struttura verticale che eh, invece in, in quest'altra foto no, vediamo anche a fianco del suo stesso Autore quanto si, si sviluppi. Eh, questo partire no, da una dimensione contenuta nelle braccia di un uomo solo per sviluppare una, una struttura così alta non è un esercizio eh, virtuosistico, chiaramente. Eh, in queste strutture, anche in queste grandi strutture monumentali, uno degli aspetti che contraddistingue ehm, il lavoro di, di Arnaldo Pomodoro è sempre quello di una ricerca eh, organica, cioè di una ricerca che parta dalle ehm, necessità progettuali e, e strutturali dell'opera stessa per raggiungere una scala eh, monumentale. Le sue sfere di diverse dimensioni non sono mai la stessa sfera fatta piccola e poi semplicemente eh, ingrandita. No? Eh, la sfera diventa progressivamente più grande, come vedremo fra poco, fino a raggiungere proporzioni eh, monumentali eh, estreme. Ehm, con un lavoro di crescita organica delle forme interne che, lo, che la compongono. Allo stesso modo, la colonna del viaggiatore che noi vediamo al Museo del Novecento oggi si sviluppa in questa struttura straordinaria di Spoleto, ehm, grazie a una necessità eh, interna al materiale, alla procedura di realizzazione con la quale viene fatto l'esemplare di Spoleto, che è proprio quello di lavorare su queste eh, grandi eh, travi d'acciaio, su queste grandi strutture eh, lineari, <coughs> scusate, autoportanti che ehm, l'acciaio permette per l'appunto di fare. L'opera compare, eh, non casualmente, ehm, nel 61 quindi prima ancora di essere poi esposta a Spoleto, eh, in una versione a rilievo, vedete, precedente, qua anche elaborata graficamente, su una copertina, quella che stiamo vedendo è proprio la copertina della rivista Italseider eh, numero 5, uscita nel 61. L'opera però, come ho già eh, anticipato, conosce eh, poi una serie di, eh, di sviluppi, una serie di declinazioni mh, diverse. Ho scelto di rappresentarle in, in questa foto no, che può sembrare a prima vista quasi eh, contraddittoria nel sovrapporre mh, tra loro diverse di queste... Mh, Colonne del Viaggiatore, diverse di queste opere sia in forma di rilievo, di lesena o di stele, sia in forma di colonna vera e propria, come eh, l'elemento centrale. In questo, caso, eh, in questo caso, però, ammassate tra loro in uno spazio ristretto, in uno spazio di lavoro, non è una messa in scena eh, espositiva. Eh, Arnaldo Pomodoro lavora molto, abbiamo qualche immagine. Di mostre fra poco lavora molto anche sulla disposizione sulla relazione delle proprie opere tra loro nelle mostre che fa e non le avrebbe però eh, messe in un modo così che si coprano necessariamente le une sulle altre questo è uno sguardo colto eh, su un insieme di queste immagini quindi cogliendo anche di queste strutture cogliendo anche le relazioni interne tra queste opere da un altro grande fotografo eh, legato ad Arnaldo Pomodoro da amicizie e poi da una pratica fotografica che dura per molti anni e in questo caso la fotografia del 1960 è di Paolo Monti. E con questa fotografia passerei a vedere insieme alcune immagini eh, relative invece alla sfera eh, numero 5, ecco qui eh, collocata no, come accennavo già prima, in un modo ehm, emblematico eh, in dialogo no, con ehm, quei, le strutture segniche, anch'esse di tipo eh, al tempo stesso primordiale e meccanomorfo, che contraddistinguono la pittura di Capogrossi e eh, sembra, no, che. Eh, Quest'immagine, quasi le, le strutture grafiche eh, fuoriescano da, dal ventre eh, di questa struttura, di questa forma solida perfetta, che ha però al suo interno un cuore pulsante, un cuore pulsante che però non è eh, biologico, ma come molto tipico no? di tutto un modo di leggere. La, la realtà, la macchinizzazione o meccanizzazione della realtà tipico del Novecento è un cuore robotico, un cuore, eh, robotico, ecco, un cuore eh, informatico. È stato detto che alcune delle opere bidimensionali, come la colonna del viaggiatore di eh, Pomodoro. Ricordano, ma in realtà anticipano no, nella loro presenza visiva. Ricordo che è del 59 la prima, ehm, certi circuiti elettronici, no, le schede prestampate dei circuiti elettronici. Così come l'interno di queste sfere eh, evoca un possibile eh, meccanismo che potrebbe essere ecco, sia futuribile sia mh, antichissimo. In realtà, questa apertura della forma scultorea nell'opera di Pomodoro ha una origine eh, interna alla storia della scultura del Novecento molto precisa. Arnaldo eh, ama ricordare che eh, questo suo sviluppo in tre dimensioni, che poi diventa caratteristico della sua opera di quei mh, marchingegni che prima avevamo visto sviluppati in piano ehm, avviene grazie al confronto con la forma scultorea di Brancusi e in particolare al confronto con le superfici perfette, politissime dell'opera in bronzo soprattutto di eh, Brancusi che lui vede mh, negli Stati Uniti e mh, con eh, la, la, la ruvidezza barbarica eh, delle basi scelte dal grande scultore eh, rumeno per le sue stesse opere. Ecco, ehm, Pomodoro eh, ricorda di aver provato la sensazione che la perfezione astratta di Brancusi fosse... Per l'appunto troppo perfetta per il mondo contemporaneo, e di aver sentito una uh, pulsione, come dire, a, a rompere questa perfezione, questa politezza della forma eh, evocata in opere come queste proprio dalla superficie eh, riflettente, lucidata con una eh, esplosione interna eh, ricchissima di energia, di eh, tensione e eh, di una carica che è, ehm, capiamo bene, al tempo stesso costruttiva e distruttiva. Costruttiva e distruttiva perché anche queste opere sono poi realizzate con una tecnica complessa attraverso di un, ad una serie di passaggi da, dal positivo eh, al negativo, dove di nuovo lo scultore... Scolpisce la materia eh, plasmabile invece di eh, lavorare per aggiunta. Ehm, come chiave di passaggio verso la realizzazione delle sfere, dei dischi, di queste grandi opere basate sulla struttura circolare che lo hanno reso famoso nel mondo, eh, mi piace far riferimento a, a un altro amico, compagno di strada eh, sia di Mulas sia di ehm, Arnaldo Pomodoro, cioè in questo caso Mario Dondero, che nel 1961 realizza per le strade di Milano, per le strade Via orti e strade circonvicine, cioè il quartiere allora popolare di Porta Romana. A Milano questa mh, sequenza di immagini straordinarie dove Arnaldo attraversa la, la città eh, con un carrettino no, da artigiano, da trasportatore del tempo, sul quale carica questo suo eh, modello di un'opera di passaggio importante perché è un'opera bifrontale che ha due facce e che lui chiama eh, la ruota. È un rilievo che ha un contorno circolare. Che tra l'altro è evocato anche da questo trasporto in bicicletta, eh, che però comincia ad avere anche una seconda faccia. Siamo nel, nel 61. Ecco, guardate che bella questa seconda immagine da questa serie. Dove Arnaldo posa ai piedi non di una uh, fotomodella, ma di un uh, cartonato, una pubblicità dell'AGFA uh, di quell'anno, uh, con questa bellissima uh, modella con la macchina fotografica e. Mh, messa in mezzo alla via con eh, il suo carretto dove trasporta la ruota mh, alle spalle. Eh, perché eh, ricordare anche questa serie di Dondero? Perché ehm, sono nodali in questi primi anni 60 le eh, frequentazioni, eh, la vivacità di frequentazioni di, di Arnaldo, il suo studio. Diventa in questo momento un punto di ritrovo importante. Quelli che stiamo vedendo in questa immagine, poi nelle successive, sono dei fotogrammi da un film: eh, non ancora un video, ma un film in pellicola. Eh, girato da Ettore Sozzas nel 1964, abbiamo la data esatta 30 novembre 1964. Nello studio di eh, Arnaldo Pomodoro si tratta delle riprese di quella che noi chiameremmo una festa oggi, probabilmente, che invece eh, gli autori di questo questa occasione che sono in particolare Sergio D'Angelo e eh, Arnaldo Pomodoro eh, chiamano un eh, avvenimento, ecco siamo nel 64, un, un happening potremmo dire se volessimo usare un termine americano, ma Sergio D'Angelo, questo è l'invito di questa serata, un pieghevole che qua vediamo aperto, Sergio D'Angelo preferisce il termine avvenimento e quindi questa questo avvenimento, appunto Carmen per Carmel, viene definito nell'invito: avvenimento di Sergio D'Angelo, condizionamento di eh, Arnaldo Pomodoro, Milano, studio di Pomodoro, 30 novembre del 64. Condizionamento, secondo me, vuol dire proprio aver messo. Eh, reso possibile aver fatto che le condizioni per cui questo avvenimento potesse accadere si avverassero e cioè Arnaldo mette a disposizione il, il suo studio, teatro anche di altre mh, celebri feste in quegli anni che però non tutte assorgono come dire allo statuto di avvenimento artistico, qua vediamo infatti alcuni dei suoi modelli nello studio, delle grandi… Scritte, fatte per, per l'occasione, come ambientazione, e ad esempio, in questa bellissima immagine del film di Sotsas, una delle coppie più belle sicuramente di quegli anni, forse non solo, c'è cioè Carla Gravina e Gianmaria Volonté, in altre immagini ci sono. Gian Giacomo Feltrinelli e Ing Feltrinelli, eh, la pivano chiaramente, eh, Sotsas non si vede mai solo perché sta dietro la telecamera e qua ecco il motore primo e l'ideatore di tutto questo Ambaradan, eh, cioè eh, Sergio D'Angelo in costume, in kimono rosso eh, giapponese eh, qua a fianco dell'artista Xiao Chin. Eh, sono anni importanti, formati, non più di formazione, ma diciamo di affermazione piena per Arnaldo. Eh, pochi mesi prima si era aperta, nel giugno del 64, la Biennale di Venezia, dove lui aveva avuto questa uh, sala uh, importante e anche uno dei riconoscimenti. Della, della biennale al centro della sala insieme a una colonna e a delle opere mh, che sono ancora dei rilievi bifacciali eh, spiccano soprattutto queste eh, nuove eh, forme che sono le sfere qui vediamo un'immagine eh, di studio del gesso, cioè del modello in gesso della sfera numero 5 scattata nel 65 nello studio di eh, Arnaldo e qua eh, vediamo in un'altra fotografia di eh, Ugo Mulas, eh, Arnaldo Pomodoro con la sfera eh, numero 5, appunto fotografato eh, da Mulas. Le immagini di studio scattate da Mulas sono numerose, tutte interessanti sia dal punto di vista documentario che come in queste immagini più conseguite, più perfezionate nel grande fotografo anche dal punto di vista fotografico, squisitamente fotografico. E Mulas lo ricordiamo brevemente perché è storia nota, fotograferà la grande sfera, anzi la sfera grande del 66-67, realizzata e allestita da Arnaldo per il tetto, diciamo, il grande coronamento a terrazza del padiglione eh, italiano dell'Expo eh, di Montreal eh, del 67, questo con. Le, il volo aereo alle spalle è una delle più celebri fotografie dedicate a Pomodoro da, da Mulas, figura anche sulla copertina della monografia firmata a quattro mani da Ugo Mulas e Francesco Leonetti sulla scultura di Arnaldo Pomodoro. E, ehm, le sfere sono le opere che gli danno mh, la grande celebrità anche internazionale. Qui vediamo una mostra eh, importantissima per la sua affermazione negli Stati Uniti, cioè la mostra personale alla Marlborough Garson Gallery di New York nel 1965. Ho portato diverse riprese di questa mostra, ma prima di farvi vedere le due successive vi mostro anche... Ecco um, l'articolo su, sul Time, niente meno, che esce mh, rappresentando proprio un'immagine di questa mostra di eh, Arnaldo eh, un, definito un uh, Aristotele mai soddisfatto sul Time del 3 dicembre del 1965. Ed ecco altre due immagini. Della mostra personale alla Malboro. Ho portato e le faccio scorrere rapidamente, molto belle dal punto di vista sia fotografico che grafico, due immagini, in, due pagine interne del catalogo di questa mostra. In questa immagine si vede anche sulla destra, sulla pagina arancione, il testo della poesia eh, Trireme eh, dedicata ad Arnaldo Pomodoro di Frank eh, O'Hara, che mh, sentiremo anche nel eh, breve film che fra pochi minuti concluderà questa mia presentazione. Queste sono le pagine interne del catalogo. Vedete anche con la rappresentazione, in questo caso, della, della colonna. Ho portato, e le faccio scorrere brevemente, davvero mi avvio a concludere, qualche altra immagine celebre di sue opere collocate in contesti monumentali, in questo caso una mostra temporanea ma di grande prestigio, cioè la mostra di pomodoro al Forte Belvedere a Firenze nel 1984. Questa grande sfera è fotografata in questo caso da Carlo Orsi, altro fotografo di grande mh, rilievo che ha fotografato la sua opera, come di Carlo Orsi e questa magnifica veduta della sfera eh, con sfera dell'89-90 allestita nel cortile della Pigna, eh, questo è un allestimento permanente dei musei vaticani. Questa è la veduta della mostra eh, antologica di Arnaldo nei giardini del Palais Royal di Parigi nel 2002, le fotografie sono di Paolo Mussat Sartor in questo caso, ma eh, come non ricordare, visto che parliamo di Milano, eh, anche eh, la grande... Mh, Ruota, come viene chiamato certe volte, ma il grande disco, perché è un disco solare, evidentemente eh, che è stato collocato nell'80 in Piazza Meda, la scultura del 1972. Ecco, in questo caso il meccanismo esplode eh, dal centro verso i bordi dell'opera. E qui vediamo una bella foto eh, nello studio di via La Marmora 15 nel 68 mentre lavora questa struttura eh, del disco. Prima di introdurre brevemente, questa è una fotografia di lavorazione. Il film che vediamo adesso a conclusione del mio intervento è un film realizzato nel 68. Uh, a San, uh, San Francisco, da Joe Green, <coughs> con il montaggio di Giulio Cingoli. Il film si intitola Arnaldo Pomodoro Makes a Sphere: Fa una Sfera è registrato a Stanford mentre Arnaldo era docente nell'università nel 67, vi ehm, accenno che come vedremo fra poco il film incorpora anche delle sequenze eh, interessanti che io non conoscevo della Sfera Grande ripresa a Montreal sul tetto dell'Expo e una intera sequenza girata nel 68 eh, direi sulle rive del Ticino eh, sul set fotografico per la ripresa fotografica da parte di Ugo Mulas di un gruppo di sculture di Arnaldo I Rotanti i eh, versi che eh, sentiremo eh, detti eh, nel film eh, fra poco sono per l'appunto i versi eh, delle eh, trireme eh, per Arnaldo Pomodoro di Frank O'Hara Arnaldo in quegli anni è eh, attivissimo, eh, lui eh, realizza insieme con Leonetti e altri amici questa rivista di forte impegno politico che si chiama Che fare e mh, scrive da San Francisco parlando del movimento eh, di Berkeley, della scena Beat, è un tramite fondamentale per la conoscenza di questo tipo di culture eh, in Italia, tanto che... Lo ricordiamo, ecco, anche con questa fotografia scattata, mh, credo proprio nel 68, cioè l'anno in cui Antonioni gira il film a, a Zabrinski Point, ecco, è perfettamente inserito in quel clima, in quel tipo di cultura. Vado proprio a chiudere prima del film, ehm, ricordando che Francesco Leonetti e Ugo Mulas, insieme ad Arnaldo Pomodoro, realizzano anche un altro film oggi non lo vediamo perché è più lungo nel 69-70 eh, questo film un autoritratto eh, ironico dell'artista eh, che si intitola eh, Shaping Negation la forma negativa qui vediamo Arnaldo in uno dei frame del film è una fotografia di scena scattata da Mulas con Arnaldo che controlla un'inquadratura un perché eh, Arnaldo mh, non è questa, perché come dico subito la fotografia non viene eh, scattata, Arnaldo è anche il soggetto eh, ideale di una, eh, l'undicesima verifica di eh, Ugo Mulas. Nella serie delle eh, verifiche Mulas aveva eh, immaginato eh, per l'appunto di eh, dedicarne eh, una. Eh, All'ottica all e eh, allo spazio e eh, protagonista di questa verifica, l'ottica e lo spazio avrebbe potuto o dovuto, ma foto non fatta, la foto non viene scattata, essere proprio Arnaldo Pomodoro immerso all'interno del suo studio, eh, come vediamo in questa foto, che poi avrebbe dovuto essere seguito, diciamo, dall'inquadratura del fotografo fino a diventare una figura eh, separata, ecco, eh, quasi ieratica eh, nella sua presenza assoluta e io con questo vi ringrazio eh, per l'ascolto la, e vi saluto e lascio Ecco il, lo spazio, credo che duri circa una decina di minuti, alla proiezione, alla proiezione di questo film ritrovato molto interessante di Joe Green, Arnaldo Pomodoro, Mix e Sphere, 1968. Grazie. Strangeness of palaces for a cowboy, treachery, flowers, another kind of transiency and disgust, the parallel of cactus, the pungency of peyote, a list of forgotten blessings and no disguises. It is ancient. The feeling of disability with a mission and on the march. Just before I went off duty, I had a visitor, not in the usual sense. Alamagordo was once important to us. You can understand that, but you can't forgive it. You can't see it any more than a forgotten slave can forgive. The essence is not important, it's merely perfume. But the whole bloody mess exists and is perfunctory and powerful. The prong escapes its function in a storm and surges into the sky reddened. If ever man might once your heart constrain, remember Alamagordo. And the poor little cat that tried to give birth on the boat. I think those claws are clawing the ocean now towards Carthage. Seeming to be upside down, she was having her way, bumping, her head against the hawsers. Yet an exemplary situation was in store for all, tri-state. Advocacy of immoral intent, immortal success, that was in the slave quarter lunging with birth. Alamogordo and the tawdry desert town, which made an oasis on the map. It's wonderful the way the tools seem to come alive in your hands. You seem to come alive too. He's been that way since he got out of the service. That lets Mum out of it. Alamogordo, Sierra Trainer, is there anything you don't know? Yes. What does San Francisco have that we don't have? A volunteer fire department and a skid row. You're like a wall that shuts out all the sunshine from the park. I don't want to be, but I am.